Putre fa il pallino! Signora Achille! Fa il pallino! Signora Achille! Fa il pallino! Fa il pallino! Smetta di buttare coriandoli! Fa il pallino! Smetta di buttare coriandoli! La smetta di gettare coriandoli! Le farfalline! Ma che farfalline? Sono coriandoli! No, sono farfalline! Sono coriandoli! Guardi, sono coriandoli! Carlo, sono farfalline! L'ho fatte seccare, gli ho strappato tutti gli ali! Ma lei è veramente... Alla grande, senza problemi! Uno, due! Alla grande! Guardi, non ho parole! C'hai i coriandoli in testa! Lasci fare! Ce l'hai bianchi! Dove? Me lo tolga, no? No, è forfura. Guardi, per favore. Ho convinto, forse mi fa fallire. La vuole smettere, perché? Signora Achille? Perché mi dà fastidio, lei mi infastidisce. Capito? Oh. Difficile quella parola, eh? Quale parola? Con le strisce in fondo. Con le strisce in fondo. Che strisce? No, strisce. Lei mi infastidisce. Ecco. Ma lei proprio va proprio in un'altra lingua. Io dico, ah, Ugiola! Ugiola! Io dico A e lei capisce B. Oh, ma veramente duro lei, allora. Cosa vuole? Duro, è duro, duro. Allora, immagino che voglia catturare qualche animalino. Sì. Ecco. Quale? Stasera è difficile, cado. Invece le altre volte. Era più facile. Un pesce palla alla grande, senza problemi. Cado, pesce palla. Stasera pesce palla. Sentiamo. Sentiamo come si cattura un pesce palla. Allora, innanzitutto bisogna sapere nuotare a casa. Beh, come lo supponi. Sai nuotare? Sì. Vieni anche te? Venga anch'io, figuriamoci. Perché? Ma dove si deve andare? Sott'acqua. E andiamo sott'acqua, forse. Ci si mette la tuta. Bene. Te ce l'hai già? Oh. Ci va... È vero o no? Uno, due. Alla grande! Alla grande! Si tuffa. C'è problema. Poi si prende la macchina e ci si mette la macchina. Beh. Un boccaglio. Va bene. Le bombole. Se c'ha il boccaglio, cosa se ne fa delle bombe? Tutte e due, paura io dell'acqua. Va bene. Si va sott'acqua e si butta così, no così. Sarà uguale, ci no, si butta nell'acqua. No. Ci si butta così. Sì. Si va sott'acqua, si fa uno schiaccio nell'acqua. Ma come si fa a fare uno schiaccio nell'acqua? Si leva le conchiglie, si leva le stelle marine, poi si leva tutti i pezzi di ferro e di vetro che ci hanno buttato, ecco. Quelli con le barchine, ecco. Si leva tutta questa roba. Beh. Poi si prende una rete, Carlo, una rete, Carlo! Non urli! Facevo perché a volte non capisci. Io capisco alla prima! Io! A volte no! Io! Si prende sta rete? E si mette, Carlo! Si mette tra uno scoglio e l'altro. Tra uno scoglio e l'altro, la rete. Certo, aggancia la rete qui, no? Va bene, sì. Poi si va a quest'altro scoglio. Va bene, ma non entri nei dettagli, nei particolari, non minimizzi. Poi? E poi, dopo aver fatto questo, sì. Si va dove? Dietro un cespuglio no, perché non c'è sott'acqua. E invece c'è. Sì, il cespuglio di che? Di alghe, caldo, dietro un cespuglio di alghe, così si diventa anche magri. Dopo io faccio. Susi, perché si diventa. Dietro c'è il pugno di alghe! Perché si diventa anche magri, ha detto. Non lo so, però l'ha detto Vanna Marchi, che fanno bene. Vabbè. Dopo, Carlo, si mette dietro c'è il pugno e si aspetta. Poi, quando il pesce palla entra, noi, furbi, si esce, si prende il pesce palla e si fa. Vabbè, ho capito, ma nella rete possono entrare miliardi di pesci, mica solo il pesce palla, come è si vero. Fa a capire? Cioè... E si può capire, Carlo, si può capire! Si può capire, Carlo! Perché? No, voglio capire! Allora, come si fa a capire che il pesce palla? Come si fa a capire che il pesce palla, proprio il pesce palla è entrato nella rete? Sembra difficile, ma tutti quegli altri pesci che sono intorno, sì. Quando il pesce palla entra nella rete fanno go! Guarda lui la cosa si è... Il cespuglio! Fino il piatto dietro il cespuglio. Ecco, un momento storico. Vediamo Achille dietro il cespuglio. Il cespuglio, importante! Grazie! È il mio amico cespuglio! È il cespuglio, Carlo! Carlo, baciami! Ma che baciami? Cespuglio, Carlo, ma... Achille! Uno, due! Alla grande, stiamo bene! Alla grande, vedo un giorno, eh!
denuncio. Sì, sì, lo denuncio. Lo denuncio. Lo denuncio. Giorno.